grandi miti dell'Europa, incontro con Cacciari a Matera. E a margine dell'incontro abbiamo intervistato il professor Massimo Cacciari. Ascoltiamo insieme le sue parole. Professore, su quali argomenti potrebbe fondarsi una narrazione utile a fondare un ethos europeo? Ce ne sono tanti con i quali l'Europa dovrebbe confrontarsi. Che siano dei miti fondativi ne dubito, ma sono figure fondamentali che danno da pensare, che inquietano, e quindi sono questi i luoghi su cui l'Europa dovrebbe riprendere a riflettere seriamente, non intenderli soltanto come divertimenti, perché l'Amleto, la Tempesta, la Divina Commedia, il Faust, il Don Giovanni di Mozart, eccetera, non sono divertimenti, sono grandi simboli su cui l'Europa dovrebbe riprendere a pensare. Attuale assetto politico che si è venuto a delineare, che tipo di speranza dà rispetto a questi argomenti? Al momento difficile da dire, certo il rischio di una catastrofe, di una inondazione sovranista non c'è stato, però bisogna vedere se popolari, socialdemocratici, verdi e liberali riescono a dar vita ad una seria coalizione in grado davvero di governare in modo completamente diverso dal passato l'Europa, e questo bisognerà stare a vederlo nei prossimi mesi. L'Europa è un continente accogliente nel suo DNA? Lo è stato, accogliente e tanto quanto espansivo, tanto quanto violento sotto certi aspetti nella sua volontà di scoperta e di conquista, non c'è dubbio alcuno. Quindi l'Europa è stata una cultura di scoperta anche nel senso violento del termine, non c'è dubbio, però certamente non si è mai chiusa, non si è mai assolutamente chiusa in se stessa, non è mai riuscita, se vuoi, a chiudersi in se stessa. Il confronto è sempre stato un luogo di confusione, e quindi impossibile pensare a un'Europa trincerata, un'Europa a campo trincerato è una contraddizione in termini. Forse perché nel suo DNA c'è il viaggio di cui parlava lei. Sì, l'Europa è sempre stata in viaggio, non è mai stata seduta da qualche parte, tantomeno appunto prigioniera di se stessa.